Buongiorno, buongiorno a tutti. È domenica 12 giugno 2022 e facciamo la solita analisi dei grafici daily con il template, quello ormai legato a essere utilizzato nel fine settimana principalmente, ma può essere utilizzato anche durante la settimana per una operatività multi-day. Comunque io di solito lo utilizzo il sabato e la domenica per avere un po' più le idee chiare la settimana successiva di come si dovrebbero comportare i grafici. Gli strumenti sul template sono i soliti, qui lo vediamo stilizzato, anche se in questo screenshot manca il doppio canale, ma tanto ora lo vediamo dal vivo. Mettiamo la regia direttamente. Ecco, questo, quello che vedete nel monitor al mio fianco, è il monitor 1 dove andiamo a fare le analisi e è il template attivo a tutti gli effetti. Leggiamo un attimo il disclaimer prima di cominciare. Le videoanalisi di Alessandro Marconi hanno carattere puramente informativo e non rappresentano né un'offerta né una sollecitazione a effettuare alcuna operazione di acquisto o vendita di strumenti finanziari. Qualsiasi informazione, opinione, valutazione o previsione contenute nel presente documento è stata ottenuta da fonti che l'autore ritiene attendibili, ma della cui accuratezza e precisione non può essere ritenuto responsabile, eccetera, eccetera. Quindi andiamo sul desktop principale dove è visualizzato il primo grafico che analizziamo, come al solito, è il re dei cambi, euro-dollaro. Allora, però volevo prima questa volta fare una piccola premessa, andiamola a prendere, farvi vedere la tabella FRV, ovvero sia forza relativa valute, perché vediamo bene che, come penso sappiano già tutti quelli che operano sui mercati, questa settimana il dollaro ha fatto un po' il prepotente, nel senso che ha dato un discreto strappo e ha confermato la sua forza. Ora facciamo aprire un attimo la tabella e al limite la teniamo la tabella sul monitor 2, così se serve ancora scambiamo il monitor e la vediamo durante l'analisi. No, questo non serve, questo si chiude, eccolo qua, appena si apre c'è da aggiornare, eccolo qua. Oh, un attimo che sta aggiornando rispetto all'ultima volta che ho chiuso questo template. Ok, ha fatto il suonino, per cui dovrebbe essere ora aggiornato. Vabbè, mi dà anche gli alerts, qui ho attivato anche gli alerts, ma ora non ci servono. Ci serve questa parte qua, sinistra, questa parte qua, dove vedete che dovreste già sapere che in blu è un segnale di forza, quando i valori sono sopra lo zero e viene colorato di blu, lo sfondo è un segnale di forza, il rosso è un segnale di debolezza. Quindi, lasciando perdere l'intraday che non ci serve, cioè guardiamo solamente il 4 ore e il daily, visto che facciamo un'analisi per la prossima settimana. Vediamo che il dollaro è totalmente blu e ha anche valori alti, perché vedete 161 crescendo 5, cioè questo valore qui sul time frame più alto H4 e D1 tende a salire, su quelli piccoli tende a diminuire, vedete 28, 54, 87, perché
Questa è basata sulla distanza di una media mobile dal prezzo. Però ecco, quando il valore è vicino allo zero, vuol dire che c'è poca forza se il quadratino è blu o rosso. Quando è molto oltre lo zero, in positivo o in negativo, vuol dire che c'è molta forza o molta debolezza. Vediamo. Infatti che USD è molto forte rispetto a tutto, tutto, tutto. Ok? Quindi chi comanda è il dollaro. Aspettate che... Ok, l'ho messo sull'altro monitor. E poi vediamo invece l'euro che tendenzialmente è abbastanza forte, ovvero sia nel H4. E nel D1 sono più le caselline blu di quelle rosse, no? Però contro chi perde nettamente l'euro, lo vediamo qua contro il dollaro, come l'abbiamo già visto prima, e anche contro il CAD. Infatti, se andiamo a vedere il CAD, vedete che contro l'euro è totalmente blu. Com'è? Euro, euro CAD, euro CAD. Eurocac, ecco, eccolo qua. Quindi, ok, come funziona questo prospetto l'avete, spero, capito. Poi facciamo una rapida carrellata. CHF è piuttosto debole perché riesce a essere più forte, solo che lo yen, che poverino, vedete, è morto. E poi riesce a essere un po' più forte solamente della sterlina GBP. Infatti la sterlina è praticamente quasi il contrario di dollaro, a parte contro lo yen, che è totalmente debole, però vedete che nel breve termine, in pratica H1, M30 e M15 è riferito alla giornata di venerdì. Vedete che venerdì in pratica lo yen si è cominciato a rinforzare un pochino, diciamo a indebolirsi di meno più che rinforzare. Diciamo che ha avuto una reazione, ecco, per essere un po' più oggettivi. Però a livello giornaliero e anche su 4 ore, questa reazione, finché non diventano blu almeno anche 4 ore, qui bisogna aspettare lunedì, la situazione è ancora brutta per lo yen, perché nei time frame un pochino più alti, H4 e D1 è totalmente rosso contro tutti. E comunque CHF l'abbiamo visto, AUD era abbastanza forte, però vedete che la giornata di venerdì ha segnato un netto indebolimento di AUD, quindi attenzione, potrebbe continuare questo indebolimento la prossima settimana e far diventare rosso anche la parte destra con i time frame più duraturi, se continua a rimanere rosso anche l'area di sinistra dei time frame piccoli. Poi lo Jens ha detto che ha dato un cenno di vita lunedì, l'unica altra valuta che non ha riuscito a battere è stato il dollaro americano perché è troppo forte, però contro il resto delle valute vediamo se continua questa ripresa lunedì, martedì e riesce a far colorare di blu anche questa parte del H4. Potrebbe anche succedere questo, che lunedì i time frame bassi, la colonna M15 e M30, ricomincia a colorarsi di rosso. Allora, cosa vuol dire? Che l'onda di ripresa di forza è passata e risiamo nella situazione di estrema debolezza già pregressa. Ecco. Quindi, attenzione a lunedì, come viene colorata la colonna M15 e M30,
perché se rimane blu, allora piano piano fa diventare blu anche il 4 ore e probabilmente anche il D1, anche se ci vuole qualche giorno. Se ridiventa di nuovo cuca rossa o quasi cuca rossa, allora vuol dire che era, diciamo, un piccolo ritracciamento di forza, però poi continuerà la debolezza dello yen e quindi andrà considerato debole a tutti gli effetti. Poi la sterlina è totalmente debole, il CAD è più forte che debole perché sui time frame un pochino più forti H4 e D1 è, a parte contro il dollaro, totalmente blu e ha dei valori anche abbastanza alti sui time frame più piccoli. In pratica è solo un po' più debole, lasciamo perdere il CHF che è vicino allo 0, meno 5, meno 10, sono valori più cosco bassi, può annullarli velocemente. Direi contro lo yen, se lo yen continua a rafforzarsi, qui potrebbe continuare il CAD a essere un po' più debole. Però tendenzialmente mi aspetto anche una ripresa di forza del CAD. Finiamo con NZD e AUD, li vediamo insieme, sono abbastanza deboli. Vedete che qua il rosso sta prendendo tutta la tabella, è partito dal M15, M30, H1 e se continua così anche le caselle di H4 diventeranno rosse perché l'H4 praticamente sono quattro caselle H1. Tutte e quattro le caselle H1, scorrendo il tempo, sono rosse, poi fanno diventare rosso anche H4. È lo stesso principio per D1. Ok? Quindi dai, abbiamo un po' più chiara la situazione dei rapporti di forza. Ora andiamo sul monitor principale e vediamo un pochino i grafici veri e propri. 10 e Ah, mezzo. sono le 10 e mezzo, ok. Euro-dollaro, siamo vicini a una chiusura di ciclo, non è ancora chiuso il ciclo, quindi questi due candele rosse che ha fatto giovedì e venerdì non sono la fine del ciclo, probabilmente. Bisogna cominciare a pensare a una fine ciclo quando arriva intorno a 1,04. Allora lì starei un pochino attento a continuare a seguire il trend short, però attualmente può fare un pochino di ritracciamenti fra la chiusura di venerdì e il livello di apertura più o meno, ora vi dico quanto è 1,0620, in questo range qui potrebbe magari all'inizio della prossima settimana giocarci un po' come ha fatto qui, come potrebbe dopo un piccolissimo ritracciamento bucare subito e gli 0,105 e mirare a 1,04. Quindi per ora il target è 1,04, il trend è chiaramente ribassista. Un euro GBP, ok, questo è un grafico brutto, euro e la sterlina sono deboli tutte e due, la sterlina abbiamo visto è un pochino più debole dell'euro in generale, però rispetto al dollaro siamo lì. Per cui qui no, non ci sono direzioni ben stabilite. C'era questo supporto a 0,85 che ha retto, vedete qua, qui ha rimbalzato proprio venerdì, però per poterci lavorare questo non è un buon grafico. Vedete anche l'ultima settimana che è stato in questo range, quindi lasciamolo perdere. Anche l'RSI, vedete com'è sparito
schiacciato e non ci aiuta. Euro-yen invece, euro-yen ha fatto un buon ritracciamento, quello che dicevamo prima serve, ovvero sia che lo yen ha dato un cenno di vita e quindi l'euro debole, giovedì e venerdì hanno fatto sì che iniziasse un bel ritracciamento di questa lunga salita dell'euro nei confronti dello yen. Potrebbe anche un po' proseguire. Attualmente il target principale che vedo più immediato, io direi che questo qua, 140. A 140 vediamo un po' cosa succede, però qui si viene anche da una lunga fase di salita, e mettiamo anche Fibonacci per vedere se ci sono dei valori significativi da quando è partito. Vedete che non è ancora al 61,8 e i 140 corrispondono esattamente al 61,8, quindi ragione ancora di più per dire che probabilmente almeno qua ci arriva il 50% è qua. E vediamo, comunque qui come direzione da seguire siamo attualmente totalmente al ribasso. Eurocad qua invece l'avevo anche attenzionato in settimana, perché qua c'è un bel livello di supporto, 1,34 a 1,34. Pensavo che qui continuasse la reazione al rialzo. Invece, dopo due candele, vista la debolezza dell'euro, siamo tornati venerdì un pochino giù. Però attualmente è ancora da considerarsi valido il supporto di 1,34 e io non andrei short, ovvero sia non darei per scontato che rompe questo supporto, perché ha già provato giovedì una reazione, anzi mercoledì e giovedì. E quindi se l'euro tanto tanto riprende un pochino di vigore, sente questo supporto, questo chiaro supporto, e comincia a fare uno swing, magari non arriverà proprio qua sopra sull'ultimo massimo, ma una reazione ce la dovrebbe avere al rialzo, quindi aspettiamo un segnale chiaro di rialzo. Comunque il trend di fondo vedete che è ribassista, quindi se uno non fa in tempo, magari perché fa una o due candele che gli scappano al rialzo, si potrebbe pensare anche di aspettarlo in questa zona a 1,37 circa e vedere se fa un'inversione a favore di trend e riprenderlo a ribasso. Qui dipende da come uno opera. Qui il Fisher è leggermente in eccesso ipervenduto, di poco, però l'RSI è piuttosto tranquillo, ha coccato il bordo inferiore, però per ora sente la forza ribassista e è fermo. Ok, Euro Audi. Oh, qui avevo tracciato una bella trend line già a inizio settimana scorsa e tutto sommato me l'ha rispettata. Ha provato venerdì. Aspettatevi, lo vedete? Aspettate, faccio un ingrandimento. Ok, venerdì si vede la codina che ha fatto la candela, che è andata verso la trend line e poi è tornata su. Quindi qui la view è totalmente rialzista. Sì, c'è quest'area di resistenza già segnata, però sembra che il prezzo abbia la forza di scavalcarlo questo livello e di proseguire al rialzo. Del resto qui i minimi sono tutti crescenti e quindi è in linea con quello che stava già facendo il grafico. Anche qua vediamo che il Fisher è ripartito e lo stesso l'RSI. Quindi qua siamo
totalmente al rialzo sopra questa fascia qua. Andiamo sul cable GBP USD, qui vediamo monitor 1, monitor 2, sì, va bene. Vediamo che la sterlina, come dicevo prima, è totalmente debole e quindi contro il dollaro ne ha buscate di santa ragione. Monitor principale, ok, e quindi venerdì ha confermato la debolezza e qui amici si scende. Io avevo messo prima questo livello perché probabilmente l'ho visto in precedenza, l'avevo preso più o meno qua, però vista la spinta che ha preso il prezzo, io intanto il prossimo traguardo, il prossimo obiettivo lo metterei su questi, al limite su questa chiusura, non dico proprio sui minimi, ma su questa chiusura io ci conto, è 1,21,90. Quindi qui siamo solo al ribasso. GBPN, ricordiamoci che lo yen si è ripreso, questo è un grafico simile a Euro-yen, dove c'è stata la reazione dello yen dopo una lunga fase di salita. Quindi anche qua mi aspetto in fondo una continuazione di forza di yen, debolezza della sterlina, e quindi che il grafico scenda e torni sulla base di questo supporto a 163 e 35 circa. Andiamo avanti, veloci, GBPCHF, questo ha avuto una bella reazione su quest'area di resistenza e quindi anche qua si continuerà, presumo, a scendere per quello che mi fa vedere il grafico. Abbassiamo un pochino il target, mettiamolo qua. E anche qua siamo indirizzati verso il basso. GBP CAG, che è l'ultimo con la sterlina, settimana, questo è un brutto grafico. Venerdì, giovedì, mercoledì, martedì e lunedì. Vedete quando sono candele giornaliere, si fa presto. Quando arriviamo a analizzare i grafici a fine settimana, basta contare le ultime 5 candele e sappiamo che è la settimana passata. Qui c'è poco da dire, il grafico non si è mosso, il giorno che ha provato a reagire è stato di nuovo schiacciato verso quest'area, per cui qui siamo totalmente fermi, non è un posto a caso nell'economia del grafico, perché vediamo che è un'area di supporto, eccola qua, molto forte, per cui è anche naturale che il prezzo non riesca a scendere, però mi aspetto che se non riesce a scendere, almeno riprenda a salire, abbia magari una reazione come questa. Vediamo, però per adesso siamo fermi. Qui possiamo lasciare la linea verticale su questo minimo e vediamo un po' cosa succede. Passiamo al dollaro yen. Il dollaro, nonostante che lo yen sia un po' ripreso, l'abbiamo visto contro sterlina e euro per ora, però il dollaro è troppo forte, non ha fatto neanche respirare lo yen, lo sta continuando a spingere verso l'alto e qui c'è poco da dire per ora. Target, vediamo se lo trovo al volo, ma mi sa che è troppo in là con il tempo. Un target già dove il prezzo è già arrivato in passato. Non lo vedo sul grafico daily, quindi per ora solamente long. Oppure aspettare un indebolimento del dollaro perché questo grafico abbia una reazione. USD CAD, oh, qui abbiamo avuto una debolezza violenta del CAD oltre alla forza del dollaro giovedì e venerdì. Vedete che
pochi cambi li ha fatto. Ora, questo grafico è meno lineare degli altri, per cui continuerà questa forza di Gollaro contro il CAG con questa veemenza? Forse no, anche perché questo grafico, vedete che è stato per tanti giorni, ad esempio qua in un'area piuttosto confusa, e non è che mi dà molto affidamento. Posso dire, senza ombra di dubbio, che ora siamo in una fase di forza di Gollaro contro il CAG, però personalmente non ci metterei un cippino al rialzo su una continuazione. Vediamo un po' lunedì come si comporta. Non vorrei che quest'area fosse sentita, a parte la spinta anche con i dati di venerdì, e magari mi riportasse il prezzo in quest'area sotto 1,2760. Quindi va un po' osservato questo grafico, perché potrebbe fare lo scherzetto di tornare giù e di rimangiarsi magari la candela di venerdì, almeno metà. Andiamo su SGCHF, che di solito, lo sapete, è un po' lo specchio di euro-dollaro, al contrario. Quindi se euro-dollaro è sceso violentemente, USDCHF spesso è correlato inversamente, quindi ha finalmente rotto già da tempo quest'area di congestione e ora sta andando verso gli ultimi massimi. Andiamo su AUD USD, sulle oceaniche. Qui fo la forza del dollaro contro AUD l'abbiamo già vista. E qui siamo destinati, secondo quello che ci dice il grafico, a continuare la correzione in trend sell. Qui c'è questo bel livello, correggiamo un pochino la linea, siamo abbastanza vicini, vediamo qua come reagisce, se ha la forza ancora di romperlo e di andare verso gli ultimi minimi, oppure se qua si ferma a respirare un pochino il prezzo. Dovrebbe essere quasi uguale anche NZKD USD, infatti anche qua lascio questa linea di supporto vicina, però segno anche già la successiva, perché potrebbe essere raggiunta in settimana tranquillamente. Andiamo su petrolio, abbiamo finito le valute, ora si fa petrolio WTI e gold, e anche un'occhiatina al DAX a 4 ore. Allora, il petrolio sta continuando a salire, fa delle candele giornaliere piuttosto piccole, però molto regolari, sono ben incanalate nella corsia superiore dell'indicatore di banda di canale, chiamatelo come volete, e niente, i massimi vediamo un pochino di aggiornarli. Io metterei il massimo per ora a 125, vediamo se ha una reazione qua. C'è molto vicino, probabilmente prova a romperlo, e questo grafico comunque è totalmente al rialzo, vedete anche voi. Poi qua c'è un massimo relativo importante, il successivo è a 132, e vediamo un po' come reagisce quando arriva su queste zone, però è totalmente al rialzo. Finiamo con il gold. Qui invece siamo in una fase laterale che continua, purtroppo non è ancora saltata questa zona. Anche venerdì vedete che prima è andato addirittura a rompere questi minimi per prendere liquidità, e poi con il dato, più che altro qui pesano gli indici che sono andati a ribasso pesante, quindi gli investitori hanno comprato un po' più di oro,
e anche se il dollaro è forte e è la controparte dell'oro, però funziona così, da qualche parte i soldi li devo mettere, e vediamo se nella settimana prossima la reazione al rialzo è confermata. Per adesso siamo anche ancora all'interno di questo movimento a tutti gli effetti, quindi dobbiamo aspettare, perché potrebbe tranquillamente rientrare qua dentro invece di rompere e continuare. Finiamo con H4 di DAX. Che dire, gli indici hanno preso una bastonata bella forte, tutti, sia americani che europei, e sinceramente guardate come ha chiuso anche il DAX. Ha chiuso con il tentativo anche dell'ultima candela a 4 ore di continuare a scendere. Poi qui, perché non ha fatto il minimo almeno uguale al precedente? Perché gli hanno staccato la corrente, ovvero sia, ha chiuso il mercato, perché se no questa candela era destinata a raggiungere almeno il minimo precedente o forse anche di più. Quindi gli indici, vista la situazione non bella, sono destinati, secondo un po' tutti gli analisti, poi i grafici parlano chiaro, a continuare a perdere. Non sappiamo quanto e quando si fermerà la perdita, però vedete che abbiamo anche sul DAX tanta strada da fare. Quindi attenzione a voler prendere un rimbalzo, perché potrebbe anche farlo un rimbalzo, ma molto molto breve. Ok, io ho finito tutto il discorso e niente, vi ringrazio della pazienza nell'ascoltarvi. Spero, come al solito, che queste analisi vi siano utili e vi do appuntamento alla prossima. Ciao da Alessandro Pips Fishing e buon trading a tutti.